saluto da Mirko e bentornati su Gameplay Channel e su Arma Life, ovvero appunto il server di Altis Life. Allora, riprendiamo questo gameplay, anzi facciamo questo nuovo gameplay. Abbiamo già il nostro amico The Creeper che ci sta aspettando. Adesso aspettiamo che si colleghi e vediamo un attimino che cosa fare in questo gameplay. Buongiorno, anzi buonasera. Buonasera, buonasera. Cosa vuole fare lei? Ma io sto aspettando che arrivi un amico, poi penso dovremmo fare qualche lavoretto, abbiamo bisogno di un po' di soldi. Allora, ha finito di aspettare. Ok, dove andiamo di bello? Non lo so, lei cos'ha di licenza? Ah, io al momento solo quella di guida, sono arrivato da poco qua a Cheyenne, quindi ho giusto fatto l'esame della patente e basta, quindi dovrei cercare un lavoro, un qualcosa. Se vuole io so un lavoro abbastanza semplice, però andiamo qui alle licenze. Va bene, ma porco, ma no, ho preso la patente, Dovevo rimandare un'altra chiamata, non so. Tirati su, che cacchio stai facendo? Boh, non so, se mi è stata la chiamata. Ok, allora intanto scusa, torno un attimo al bancomat perché mannaggia, adesso che ho cliccato ma mica ho comprato la patente A. Ma porca miseria. Anch'io all'inizio ho sbagliato, cos'è sta patente? Perché ho abituato a patente normale, patente dei camion. No, perché la patente B l'ho già comprata, ma adesso cliccando mi ha preso subito il primo click, mi ha fatto l'acquisto della patente A, quindi sto facendo fuori tutti i soldi così. Poi non so, tu vorresti fare la vita illegale o legale? È una bella domanda. No, allora, in realtà ho iniziato a chiedere diciamo l'arruolamento in polizia, però siccome lì la vedo un po' dura. No, mi sa che in polizia è abbastanza esatto. Complicato. Io ci ho provato sul forum e una ventina. Infatti, mi ha risposto Ninja. Adesso gli ho scritto due cose in più, che mi aveva chiesto di scrivere appunto due robe in più, anche l'orario in cui mi posso collegare, eccetera. E vediamo, però inizierei a sto punto anche a fare qualcosa un po' di illegale. No, perché io so già dei quelli della mafia che volevo già comprargli una bella arma. Ah! Che ieri non sai che cosa è successo ieri sera. Cos'è successo? Mi ho comprato una Ducati. Sì? Che cosa faccio? Faccio un'inversione a U e che cosa vado? Mi ritrovo un camioncino frontale con un camioncino enorme della mafia. Ah! E glielo faccio esplodere. Mazza! C'erano tipo in 5 che erano circondati. Mi avevano circondato con tipo le pistole puntate. Gli ho dovuto dare 75.000. Ah, però! Più i 27.000 della Ducati che ho perso. Allora intanto scusa che metto il segnalino perché devo andare alla fattoria, giusto? Sì, sì. Ah, ok, sì, infatti, quindi devo prendere. Ti consiglio per ora di fare il latte. Sì? Quindi col latte basta perché che il latte. Mm-hmm. Sì, cioè basta andare lì, ci sono le mucche, lo prendi tre alla volta, tre cose alla volta. Ah, ok. Vendono 900 a latte. E si vende al market o direttamente alla produzione alimentare? No, c'è il negozio di alimentari che è a Hillboard Bay. Ah. Vicino alla disco c'è vendita alimentare, cioè il simbolo della Conan. Ah, ok. È un po' in piccolo però. Ok. Poi, però si potrebbe. Aspetta. Poi sì, lì al mulino si può anche fare l'uva. Mm-hmm. Ok. Che però devi processarla. E poi invece quello che prendi di più è il vino. Ah, ho capito. Solo che per fare il vino tipo quasi ti dà quasi un milione, cioè ti dà 1000 a pezzo di vino, cioè a unità di vino. Sì. Però probabilmente devi fare un macello assurdo, perché devi prendere la sabbia, creare il vetro, poi prendere l'uva, creare il vino, cioè insieme al vetro e all'uva devi creare il vino.
Ah, quindi va creato anche le bottiglie e Cioè, tutto proprio quanto? una tutto. Ah, Sì, e quindi ci metti mezz'ora. ci sono qua le galline in mezzo alla strada. Aspetta che parcheggio qua. Ah sì, tanto no, sono finte, cioè Sì, sì. non gli fanno niente. Stranamente non c'è nessuno. Normalmente un po' c'è. Guarda, le Ah, mucche quindi è due semplice. Ah, mungendo la destre. mucca. Ah, sì, quindi si va Sì. semplicemente lì vicino. E ne prende E tre. basta. Ok. È abbastanza semplice. Invece l'uva e l'olio è tipo un po' più in fondo. Poi mi sembra che puoi anche fare il pane, però non ho ancora capito come si fa. Sì, ci sono un bel po' di lavori. Sì, Tra l'altro vabbè. ho visto che costa un sacco il cibo e in realtà da pochissimo, perché ho preso le mele, infatti sono già a 20 come fame. Eh no, dovresti prendere l'hamburger. L'hamburger ti Perché dà che costa un tanto. botto, perché costa 1000, Sì, passa. 1000, eh sì. 1200 mi sembra. Sì, poi devo. Ieri E non lo so zaino invece perché. sul ma è nel market, vero? No, quello dei vestiti. Ah, quello dei vestiti. Perché avevo guardato quando ho comprato qua i primi vestiti, ma non avevo trovato gli zaini, anche scorrendo sotto il Ah menu no, sì, tendino. è perché non so perché la scritta è buggata. Ah. Sotto all'ultimo non c'è scritta, quindi è tipo uno spazio vuoto. Ah, ok, perché infatti avevo guardato, non li avevo trovati e pensavo Eh fossero da sì, qualche anch'io l'avevo parte. chiesto all'inizio. Dicevo. Poi ieri è successo un bug assurdo. Cioè? Praticamente potevo mungere da tutte le parti, anche Ah. in macchina. Ah, Però addirittura. mi si erano tolti tutti gli NPG. Ah. Quindi l'ATM, tutti gli NPG. Però potevo mungere da tutte le parti, mentre che Pesa. vado in macchina mungevo. A me non ne fa più raccogliere, quindi penso di essere già pieno, vuoi dire? Perché ne ho 8 attuali. Non lo so, perché comunque io ho lo zaino più grande, Ah, quindi sì, aspetta che perché vedo che abbasso un po'. non me lo fa raccogliere. No, mi sa che sono pieno. Io sono 45 su 74. Okay, è perché a me non viene fuori. Ah, no, infatti, sì, no, che scemo. Sì, 24 su 24, sì. Quindi sono pieno. Mi hanno Ok. detto di stare attenti anche a questa zona. Ah, perché non è una bella zona? Allora, chiudiamo il No. veicolo, che non si sa mai. È forse meglio. Allora, quindi mi dicevi dunque che bisogna andare per venderlo. Ma tipo anche al Burger King? No, non si può vendere. No, Ah, solo ok. in quella città lì, in In quel quel punto punto lì. lì. Allora, quindi la città era. Aspetta, mi avevi detto Harbor Bay? No. Sì, No. Harbor Bay. Allora, Harbor Bay. È Mar. in Mezzo mezzo della tra la banca banca e e la la discoteca. discoteca. Allora, aspetta, è banca locale. Dunque, Harbor Bay, però vedo la banca. Il Burger King, il market. Ah, dove c'è il simbolino del Conad. Sì. Ah, ok. Ah, hai visto quante macchine ci sono poi? Sì, ho visto. Infatti, l'ho fatto vedere nel primo video. Bravo. Hanno fatto veramente un lavoro allucinante. Mi Mi sembra che sembra che ce ne ce ne sono sono tipo tipo sui sui 300. 300 Eh macchine. sì, tra colori e modelli. Ho visto che c'è Sì, anche esatto. la limousine. Poi ho visto che hanno La mantenuto. moto. Eh sì, hanno mantenuto anche che si può fare l'autista di pullman, giusto? Perché ho visto che vendono anche il Sì, ma pullman. non ho ancora capito dove, cioè, come si fa. Perché Perché l'avevo visto io non. sui vecchi video, quelli i primi, diciamo, di Corridan, Sì, quando sì. avevano aperto Armalife, le prime volte che c'era già questo lavoro. Invece il meccanico non l'ho visto come lavoro o c'è ancora? No, non c'è il Ah, meccanico. perché quello anche era aggiunto, era carino come cosa. Mi Mi sembra che sembra non che c'è. non c'è. Ah, perché infatti su questo nuovo server non l'ho visto, magari lo aggiungeranno dopo. Ok, la licenza mi dicevi si può comprare solo dai poliziotti, quella legale per le armi? La licenza di armi sì. Ah. Solo che ieri Ieri sera sera non non so, so, c'erano c'erano 20.000 20.000 poliziotti poliziotti e niente. niente. L'ho L'ho chiamato, ho mandato un mandato un messaggio, messaggio, niente. niente.
Adesso sta laggando di brutto. Però mi sa che c'era tipo una sparatoria. Ah, ecco. Adesso sta laggando di brutto il server. Faccio una fatica. Ecco, appunto. Sì, ho visto. Sto facendo una fatica. Allora, dovrebbe essere, no, un po' più avanti. Ma hai visto quello come è sfrecciato via? Ok. Io intanto punto vendo. Ok, vediamo se fa vendere anche a me contemporaneamente. Sì, forse sì. Ah, aiuto. Botte di lag. Ah, okay. 7024 di latte, 7200. Io, va bene, ho solo 8. Ne ho solo 8, comunque ho guadagnato 2004, per cui... allora, intanto mi compro però un paio d'hamburger, li faccio fuori subito in hamburger, perché... ho 10 di fame, quindi tra poco sono morto di fame proprio. Usa, ok. Io all'inizio, il primo giorno, no, ma si abbassa velocemente. Infatti ho visto, rispetto agli altri server, qua si abbassa di brutto. Tra l'altro vedevo dai video di Coraidan che anche la benzina si abbassa molto. Ho provato tra l'altro prima a fare benzina al distributore, però non me la fa. E infatti Coraidan diceva che c'era ancora qualche problema con lo script della benzina. Mi sa che non l'hanno ancora sistemato. Che bello, ho appena venduto del latte, mi serve del latte. No, io uno l'ho tenuto perché se no. Ok. Allora, io ho messo la spunta ancora? 4000 ancora. Ho messo la spunta sul garage e così deposito la macchina e poi direi che posso anche staccare. Ok. Allora io vado al a depositare i soldi. Sì, perfetto. Ci vediamo alla prossima. Ok. Va bene, grazie. Ciao. Ok, ragazzi, quindi avete visto col nostro amico The Creeper, che ovviamente ringrazio per avermi fatto un po' da guida, siccome lui è entrato appunto prima nel server. Io, infatti, come avete visto, sto scoprendo un po' di cose man mano. E quindi abbiamo fatto questo primo lavoro, che è appunto un lavoro nuovo, quello del latte. Direi che sicuramente è molto redditizio, perché come avete visto, io, vabbè, non ho uno zaino che adesso provvederò a comprarmi, però davvero in, insomma, pochissimo tempo di game ho fatto comunque quasi 3000 dollari, per cui direi che è assolutamente valida come cosa, vale la pena sicuramente vendere il latte. Quindi, ragazzi, abbiamo visto questo primo lavoro molto carino, appunto, della vendita del latte. Come ci dice il nostro amico The Creeper, abbiamo anche tanti altri lavori, anche riguardanti appunto l'agricoltura. Possiamo fare il pane, il vino, insomma davvero un sacco di cose che poi ovviamente nei prossimi gameplay man mano scopriremo. Come avete visto, la mia intenzione adesso, vedrò come va appunto sul lavoro alla pulizia, ma altrimenti, insomma, la mia intenzione è quella di fare comunque qualche attività anche di azione, quindi sicuramente nella malavita. E per cui, ragazzi, mi raccomando, come sempre, se vi è piaciuto questo video, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, e noi da CN, come sempre, ci ribecchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!